Buongiorno, Biblioteca Lazzarini, come posso aiutarla? Buongiorno, ho provato a fare una ricerca sul vostro catalogo, ma non ho trovato il libro che mi interessava. Mi potrebbe aiutare? Certo, facciamola assieme la ricerca. Per prima cosa andiamo sul sito della biblioteca. Il secondo link in alto è quello del catalogo. In questa pagina, il primo link è il catalogo dei libri e dei multimediali, cioè quello che ci interessa in questo caso. E questa è la pagina di ricerca con tutti i campi. Lei cercava qualcosa in particolare, giusto? Sì, 10 rose a settembre di Maurizio De Giovanni. Perfetto, lei ha già molte informazioni, bisogna semplicemente inserirle nei campi corretti. In campo autore inserisco Maurizio De Giovanni e nel titolo 10 rose a settembre. In effetti questa ricerca dà risultato nullo. Lei è sicura del titolo? Mi sembrava di sì, sono sicura che ci sia la parola rose nel titolo. Perfetto, proviamo a rifare la ricerca soltanto con le informazioni delle quali siamo certi al 100%. Torno sulla ricerca per campi, inserisco Maurizio De Giovanni nell'autore. E nel titolo questa volta inserisco soltanto la parola rose. Ed ecco il risultato. Il problema in questo caso era che il titolo del libro non era 10 rose a settembre, bensì 12 rose a settembre. Ma è disponibile in questo momento il libro? Di questo libro noi ne abbiamo ben due copie, ma sono entrambe fuori in prestito, come vede dal campo disponibilità, materiale in ritardo nella restituzione. Avete qualcos'altro di Maurizio De Giovanni? Certo, quando lei è nella scheda di un libro di un autore che le interessa, può saltare alla ricerca di tutti i titoli che abbiamo di questo autore cliccando sull'intestazione in alto. In questo caso qua ci dà un elenco alfabetico degli autori, noi riclicchiamo sull'autore che ci interessa ed ecco la lista completa di tutti i 52 libri che hanno Maurizio Di Giovanni tra gli autori. Tra questi c'è qualcosa che le interessa? Ma in effetti Anime di vetro non l'ho letto. Come faccio a vedere se è disponibile? Allora, da questa visualizzazione, con più risultati, ci fa vedere soltanto la scheda ridotta. Per vedere la scheda completa, che include la disponibilità del materiale, basta cliccare sul titolo del libro, ci rimanda alla scheda esattamente come abbiamo visto prima. In questo caso abbiamo una copia in Lazzarini. Questa è la collocazione. Qui le dice se è ammesso per il prestito, in questo caso è ammesso, e nella disponibilità le dice che questo libro in questo momento è in biblioteca. Perfetto, allora passo a prenderlo quanto prima. Grazie mille. Bene, arrivederci. Arrivederci.